Sono oltre 2000 i tifosi del Chieti accorsi all'Angelini per festeggiare il centenario del Chieti. Le celebrazioni, inizialmente programmate per il 23 gennaio e poi rinviate a causa delle restrizioni legate alla pandemia, sono iniziate ben prima dell'inizio della partita. Premiati diversi esponenti della curva Volpi, momenti emozionanti perché a consegnare le targhe celebrative sono stati familiari di altri tifosi recentemente scomparsi. Allo stadio esposti diversi striscioni storici che hanno accompagnato negli anni la squadra tietina, coreografia spettacolare prima del fischio d'inizio, un gran colpo d'occhio all'Angelini dove sfilano pure i ragazzi del settore giovanile. Inaugurata anche una targa commemorativa per ricordare gli angeli neroverdi che non ci sono più, spettacolo in tribuna per i 100 anni del Chieti. I tifosi della Vastese invece non possono entrare, chiuso il settore ospiti per un malfunzionamento ai servizi igienici nel settore ospiti. Un vero peccato. C'è il derby che parte con la Vastese inizialmente più propositiva, biancorossi in campo con un 4-3-3 da Derio, tiene almeno dal primo minuto in panchina uno degli ex, Alessandro. Risponde il Chieti nella fase centrale del primo tempo, in particolare con Luca Fabrizi titolare al fianco di Orlando, ancora panchina invece per El Wasni. L'occasione migliore per la Vastese sugli sviluppi di un calcio da fermo con Pierpaoli che sbuca, palo colpito dai ragazzi di D'Addario. Vastese aggressiva a caccia del vantaggio prima dell'intervallo, sulle immagini firmate da Alberto Capo che ci conduce poi alla ripresa con i fumogeni a colorare lo stadio Angelini, e con Fabrizi che reclama timidamente un calcio di rigore. E poi altra situazione da valutare in aria, altre proteste da parte del Chieti, ma è irremovibile il direttore di gara Riccardo Leotta della sezione di Acireale, ma torna ad attaccare la Vastese, particolarmente insidiosa da calcio d'angolo, ma non disdegna le soluzioni dalla lunga distanza sfruttando gli errori della difesa del Chieti, che risponde con Luca Fabrizi fermo a quota 11 gol realizzati in campionato. Reclama anche la Vastese per questo intervento da parte di Fusco in uscita. D'Addario chiede il penalty, non è d'accordo Leotta, animi sempre più esasperati poi per questo atterramento ai danni di Koulibaly, che nel frattempo era entrato al posto di Puglielli, scatenato in particolare Lucarelli all'indirizzo dell'arbitro e del suo assistente che richiama Leotta, il quale spelle poi Orlando dalla panchina, che dunque salterà la prossima partita. Animi che non si placano, poi Verna ci prova dalla distanza per il Chieti, quindi torna in avanti nel finale la Vastese, ma può bastare così nella partita del centenario del Chieti allo stadio Angelini di fronte ad oltre 2000 spettatori. Il risultato finale: Chieti 0, Vastese 0. Ma diciamo che va bene così, è chiaro che riavvolgendo il naso della partita un po' di delusione c'è, perché insomma oggi certamente l'arbitro non è stato il migliore in campo. C'è stata questa situazione di due rigori che credo che l'abbiamo visti tutti, erano piuttosto netti e purtroppo non ce li hanno dati. Era una partita molto sentita sia da noi che dai nostri avversari, quindi va bene così. Comunque un po' di amarezza rimane. E secondo me la Vastese aveva visto le nostre ultime partite, aveva studiato bene come avevamo giocato, quindi ha cercato soprattutto nel primo tempo di bloccare le nostre trame di gioco facendo molta pressione, quindi lavorando molto sulla velocità del gioco. Noi abbiamo fatto un po' di fatica obiettivamente il primo tempo, però il secondo tempo nettamente meglio per noi. Ci sta di discutere della partita tecnicamente, ma la prima cosa che bisogna dire è lo scenario che abbiamo vissuto oggi qui a Chieti, uno scenario di Serie C almeno, peccato che non sono dei tifosi avversari, è un contesto che non avevo mai vissuto in questi 3 anni a Chieti, e devo dire che i ragazzi nei primi 20 minuti l'hanno anche un pochettino subito, nonostante ne abbiamo parlato di questa cosa. Piano piano ci siamo sciolti e poi nel secondo tempo un po' potevamo anche avere un po' di coraggio in più volendo, però loro si sono permessi 3 cambi davanti importanti per la categoria, perché avere giocatori come Alessandro, Figara e poi Alonzi che sono subentrati, io credo che è stata questa un po' la chiave anche del mister D'Addario. Io mi ero preparato dei cambi, delle contromosse, perché
è stato così e diciamo che sono andati bene, però una grande cornice di pubblico, una grande partita di altre categorie, il pareggio non mi interessa se è giusto o sbagliato, non mi interessa neanche dell'arbitro, mi interessa che oggi il Chieti ha festeggiato bene i 100 anni e la squadra è stata all'altezza, perché ha fatto una grande risposta dopo una sconfitta molto brutta domenica scorsa e loro hanno risposto come al solito, perché è un bel gruppo quello che abbiamo. La volontà era quella di giocarci la partita come è giusto fare, insomma, e quindi siamo venuti convinti di fare una buona gara. Diciamo che abbiamo preparato la partita perché loro sono bravi, hanno idee di gioco, quindi noi dobbiamo poi far sì che queste idee vengano meno e dobbiamo creare dei problemi, non solo in fase difensiva ma anche in fase offensiva. E devo dire che i ragazzi hanno cercato di fare quello che avevamo preparato con un grosso dispendio di energie, però hanno cercato di applicare quelle cose e le hanno fatte abbastanza bene.